Nuova puntata di Project Honkai dedicata ad Onkai Star Rail, perché nelle ultime ore hanno annunciato i personaggi della versione 1.5. A cominciare da wow, wow che io spero di pronunciare correttamente, non, non so. Cioè, hanno sempre dei nomi un pochino strani. E poi ci hanno annunciato Argenti. Diciamo di 2.0, qualcosa del genere. E l'ultimo personaggio, invece, è Ania anche lei è abbastanza carina. L'hanno paragonata a scene che devo dire che ci sta per certi versi. Però appunto, noi già sappiamo diverse cose su questi personaggi, almeno per quanto riguarda le informazioni generiche. Non voglio entrare tanto nel dettaglio dei kit dei personaggi perché al momento non ho trovato quasi niente su Reddit. So che ci sono dei post un pochino passati, se andate appunto a cercare tutto il resto. Ma ti ripeto, preferisco non, non fidarmi appunto di queste cose. Quando arriveremo, che ci saranno robe su Onyx Hunter su altri siti simili, ne parleremo. Detto questo appunto parliamo appunto di questi personaggi, Wo Wo è questo personaggio che si sta allenando per diventare un giudice della Ten Lord Commission, quindi del insomma questo personaggio è legato alla Shinshu Lofu e lei sarà un personaggio Abundance Wind, quindi lei dovrà fare delle cure, qualcosa del genere, io non lo so. Sinceramente, il design di questo personaggio non mi intriga più di tanto. A parte il fatto che eh, questa coda a forma di, di fuoco che vedete qua è essenzialmente un altro essere che si è legato a, a lei. E, e oltre a questo, insomma, il personaggio ricorda tantissimo Sucros di, di Genshin Impact. Però, non lo so, non, non mi intriga più di tanto, anche perché ce l'ho già un personaggio abundance 5 stelle, ovvero luocia, a meno che questa non sarà il miglior healer sulla faccia della Terra che riesce anche a resuscitare i personaggi. Non lo so, ci potrei fare anche un pensierino, ma. Non, non mi convince. Cioè, al momento io ho bisogno di, di shielder, di scudi, insomma, qualcosa del genere. Perché di, di personaggi che curano ormai ne ho, ne ho un bel po'. Detto questo, quello che si dice su questo personaggio è che dovrebbe arrivare nella prima fase di, eh, insomma, della patch 1.5. Quindi, insomma, vedremo anche se, se sarà così. Detto questo, l'altro personaggio è il signorino Argenti, che è praticamente un cavaliere dei Knights of Beauty, ovvero dei cavalieri della bellezza che farà parte, immagino, del nuovo, eh, del nuovo mondo che andremo ad esplorare appunto nelle prossime patch di Star Rail. Ti devo dire che il design è veramente molto bello, appunto di questo personaggio. Mi ricorda tanto di Luke e ti devo dire che tra di Luke, insomma, con un vestito moderno e un di Luke con l'armatura Beh, l'armatura ha il suo perché, sarà che io sono un grande fan appunto dei personaggi con questo stile di, di design eh, Però mi piace, mi piace molto, poi ovviamente vedremo quale sarà appunto il suo ruolo all'interno della storia Se sarà un personaggio importante o magari solamente una, una roba un pochino secondaria Detto questo, lui sarà un personaggio ovviamente 5 stelle del Path Erudition E il suo elemento è fisico, insomma farà danni fisici un pochino un peccato se mi permetti, cioè dopo che mi fai vedere tutto questo personaggio rosso, capelli rossi, armatura anche rossa per certi versi, cioè perché non farlo fire? Ok che nella 1.4 arriverà Topaz che lei sarà un buon personaggio Fire, però non lo so, mi sembra un pochino sprecato appunto un design di questo tipo per un personaggio che non fa danni elementali, un pochino come Luca, se vi ricordate, quel personaggio che appunto va a dibaffare è un personaggio che fa attacchi fisici, ma non lo so, cioè quando è un design veramente così pro, eh, propenso per i colori e tutto il resto, io lo regherei appunto a, a danni elementali di un certo tipo. A parte questo, eh, ti ripeto, sono un pochino mh, in hype per quanto riguarda il nuovo mondo di Star Ray, perché eh, dovrebbero svelarci diverse cose, un nuovo Ion. Quindi insomma, no, non vedo l'ora che arrivi eh, assolutamente. Quindi, questo sarà essenzialmente il primo personaggio, appunto, del nuovo mondo. Che mi pare che sia Penaconi. Non Lo so, una roba un po' strana. Andiamo avanti, vi parlo anche dell'ultimo personaggio. Questo è la signorina Ania. Anche questo è un personaggio dello Cienciulofo, perché è uno dei giudici della Ten Lord Commission. Lei è un personaggio 4 stelle, segue il path di Harmony e l'elemento dovrebbe essere fisico. Dovrebbe essere, non è confermato. Allora, anche questo è un bel personaggio, mi piace molto il design, tra l'altro lei si è vista in alcuni light con, eh. se avete qualche light con 4 stelle è un personaggio che appunto si era già visto eh, in alcuni di, di essi, e insomma, se vai a vedere il design ricorda tantissimo la signorina Scene, per certi versi riprende anche il suo design, poi vedremo appunto che cosa ci andrà a, a dare, certo è che se è un personaggio del di Harmony ed è fisico... Non lo so, che cosa vorresti fare in gioco? Mi vai a baffare i danni fisici? Quindi probabilmente potremmo legarla a una Clara, per certi versi, dato che Clara fa un botto di danni. Non lo so, è un pochino, un pochino strano, soprattutto perché abbiamo ormai dei personaggi, soprattutto le patti di Armoni, che sono. A 360 gradi, no? Hai Bronia che ti dà l'attacco e il crit rate. Hai la signorina Ting Yun che ti va a baffare anche lì il danno e tutto il resto. Poi ci sarebbe anche Yukong. Quindi, c'è, cioè, capito? Ne abbiamo già di personaggi di harmony all'interno del gioco. E se me ne dai uno che fa danno fisico, ora io non voglio dire che si va a legare appunto solo a quello, però bisognerà vedere appunto quale sarà il suo ruolo all'interno di un ipotetico team. Detto questo, insomma, i personaggi della 1.5 promettono bene, gente. Sono dell'idea che saranno sicuramente belli da, da giocare. Non appena arriveranno altre news, ne parleremo. Certo, è che è sempre un pochino difficile. Pensare di pullare per un personaggio di Star Rail per quale motivo? Perché se seguite Reddit, YouTube, Twitter e tutto il resto, Ok Star Rail è uno di quei giochi dove ci sono leak praticamente ogni 24 ore. E io questa cosa non l'ho mai capita. Cioè, ok Genshin, ok Ok Impacted, ma su Star Rail veramente siamo talmente tanto avanti nel tempo per i leak che ora non ti dico che mancano le sorprese perché alcune volte ci sono, ma hanno leccato un botto di roba. C'è veramente tantissima. E dato che si dice che dovrebbe arrivare, tipo una versione di Raid e May, una versione simile a Fua, eh, nei prossimi mesi, non lo so. Io preferisco pensare di pullare dei personaggi che mi servono e che mi possono aiutare in determinati contesti, mentre invece di prendere. Personaggi simili tra di loro, no? che, Per esempio, se tu avessi preso, che ne so, Yuan nella patch, insomma, nella prima patch e poi anche la signorina Kafka, ora hanno due ruoli diversi assolutamente, ma hai un personaggio che fa danno lightning e un altro che fa danno lightning. Quindi, non so quanto può essere utile prendere, appunto, personaggi simili, a meno che non vuoi fare la collezione, non ti vuoi dedicare appunto a questo gioco, io Non lo so, non, non fa parte appunto di quello che voglio fare io. Eh, però appunto, hai capito? cioè, se ho già un personaggio con un ruolo specifico e quello lo posso interscambiare att attraverso i parti, mi sa che resterò appunto con questa idea e cercherò appunto di salvare per qualche altro PG. Sempre tenendo in considerazione che io vorrei un sacco prendere la signorina Jingliu appunto nella patch 1.4. E l'ultima cosa che non ho detto per quanto riguarda questi due personaggi di Argenti e di Ania, questi dovrebbero arrivare nella seconda fase appunto della patch 1.4 punto 5 ammesso che sia realmente così. Quindi il nuovo 4 stelle sarà essenzialmente nel secondo ban. Detto questo gente, non ci sono altre news al momento, quindi questa era la puntatina di Project Tonkai e io vi do appuntamento alla prossima.